Bello, tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Yes, bentornati, siamo qui in nuovissimo reaction. Tranquilli, questo non sarà un canale mai di solo reaction. I prank sono difficili da registrare, ma pian piano ci sto lavorando. Tranquilli, arriveranno. Anzi, tra pochi giorni ne uscirà uno. Comunque, oggi siamo qui con la nuova canzone di Rosalba che è uscita. L'ha spammata pochi giorni prima e tutti, wow, cosa? Cioè, in così poco tempo di distanza tra l'una e l'altra canzone, cioè, tra Bipolare è passato qualche mesetto, anche meno forse. Però, fatto sta che ho scoperto dopo aver fatto la reaction che quel video l'ha registrato a casa sua. Quindi, pensandoci, questo qua potrebbe averlo registrato a Los Angeles. Perché, per chi non lo sapesse, attualmente Rosalba si è spostato a Los Angeles. E niente, io questa canzone l'ho già sentita su Spotify, mi piace un casino questa canzone. E niente, andiamo a sentirla. Cioè, andiamo più che altro a vedere il video, a commentare, a vedere cosa succede. Ok, Shinigami è il titolo, per chi non lo sapesse, è tipo l'impersonificazione della morte nella cultura giapponese. Se non erro, questo è Moji, quello che gli fa la base. Ok, c'è anche Sespo, quindi potrebbe essere che sono. Perché modificano molto i colori, no? È per questo che non mi sembra a casa loro l'altra volta. Lo stile è sempre lo stesso, quello di fare il video, che sinceramente a me piace tantissimo. Ok. Mi sa di sì a sto punto che è registrato a Los Angeles, nel loro appartamento che hanno affittato per questa vacanza. Ok. Quindi stavolta, al contrario dell'altra volta, c'è anche Sespo, perché l'altra volta era il Vale Expo Tour. Questa volta, invece, essendo a Los Angeles, sono insieme, quindi. Anche perché Moji è da là, se non sbaglio. Poi anche sulle storie hanno mostrato che erano lì alla loro Records, che è quello che registra le canzoni, appunto. Che hanno mostrato i dischi di platino e tutto quanto nelle storie, quindi. Ok. Ah, l'altro giorno ho fatto proprio le storie che stavo facendo con. Non mi viene il nome, beh, quella delle foto, insomma. Quelle foto là, insomma, che raccoglieva Sespo. Stavo facendo proprio l'altro giorno sulle storie su Instagram. Ecco, questa cosa qui non la capisco. Che anche la copertina, che è lei su un'altalena di fiori che va avanti e indietro. Questa non la capisco. Che tra l'altro adesso si è anche allungato i capelli, cioè ce ne ha molti più lunghi adesso. Ok, adesso qua, tra poco riparte il ritornello. Comunque, molto simile a quello dell'altra volta, cioè incentrato. Non è incentrato tanto su una storia, ma incentrato su di lei. Già, forse qui c'è più. Un'idea di storia con Sespo, per esempio, che andava a cercare. Ecco le Polaroid. Che è quel tipo di foto là che avevi in mano prima a Sespo. Che non mi veniva al termine. Però, come l'altra volta, è incentrato proprio su lei che canta. Ed è tutto un casino di colori. Ecco appunto le Polaroid. Sì, molto incentrata sulla persona che canta. Ecco qui Sespo che dorme. Io voglio vedere alla fine che c'è tipo il suono del telefono sulla canzone. Quindi, voglio vedere, diciamo, come la intende lei. No, ok, finisce così. Allora, vi devo dire, allora, personalmente la canzone l'adoro tanto di più in confronto a Bipolare, mi piace tantissimo in più. Devo dire, il video me l'aspettavo esattamente così, però non mi aspettavo che ci fosse Sespo, perché pensavo effettivamente che l'avesse registrato a Los Angeles, perché so che l'ultima volta Rosalba l'ha registrato pochi giorni prima dell'uscita del video su YouTube. Questa volta ha fatto la stessa cosa. Quindi mi aspettavo che fosse così, è il suo stile questo, centrare molto su chi canta e poco su una storia di video, come può essere per esempio in qui Mambo Salentino che l'ho vista l'altro giorno, e quello è incentrato un po' su una mini storia, perché molto spesso nelle canzoni c'è una mini storia che vogliono raccontare. Lei invece è incentrata molto su se stessa, questo vuol dire che quello che canta è molto incentrato sulla sua vita. Quindi niente raga. Questo è il mio pensiero, spero che il video vi sia piaciuto, lasciate like, iscrivetevi, commentate, condividete il video con altra gente, mi raccomando che così crescemo di iscritti, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi!